1903, 1906, 1907. Poi, mentre Matteo 24 dal versetto 3, poi mentre egli era seduto sul monte degli Olivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerra e di rumore di guerra. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti ti solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle gioie di fatto. Prendiamo Apocalisse capitolo 6, leggeremo oggi Apocalisse. Apocalisse capitolo 7, dal primo versetto. Poi vidi quando l'agnello aperse il primo dei sette sigilli e udì uno dei quattro esseri viventi che diceva come con voce di tuono: vieni e vedi. E io vidi ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere. Quando egli aperse il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni e vedi. Allora uscì fuori un altro cavallo rosso, e colui che lo cavalcava fu dato vittoria della pace della terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e le fu data una grande spada. Prendiamo infine Apocalisse capitolo 9, qui leggeremo un po' dal primo versetto fino al versetto 20, e leggetelo con me attentamente. Poi suonò la tromba di quinto angelo, e io vidi una stella caduta dal cielo, una stella che cade dal cielo, sulla terra, e a lui fu data la chiave del posto dell'abisso. Vuol dire che quell'angelo, che quella stella che è caduta, non aveva la chiave, gli hanno data la chiave. Ed egli aprì il posto dell'abisso, e dal posto salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. Dunque quel fumo ha oscurato il sole e l'aria, il sole pure fu oscurato quel giorno. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste. Dunque quel fumo ha prodotto delle locuste. Ci fu dato a un potere simile a quello degli scorpioni della terra, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuna, ma soltanto gli uomini, che non avevano il sigillo di Dio sulle loro fronti. Conoscete il sigillo di Dio, vero? Che cos'è il sigillo di Dio? Lo Spirito Santo. Ok? Quelli là che non avevano il sigillo di Dio sulle loro fronti. E fu loro dato il potere di non uccidere, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desidereranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Oh, l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia, e sulle loro teste avevano come delle corone d'oro, e le loro facce erano come facce di uomo, e avevano capelli come capelli di donna, e i loro denti erano come denti di leone, e avevano delle corazze come corazze di ferro,
e lo strettipo della loro ali, delle loro ali era come lo strettipo dei carri di molti cavalli che corrono la battaglia. E avevano delle code simili a quelle degli scorpioni, e le loro code c'erano, e nelle loro code c'erano dei puntiglioni, e il loro potere era di danneggiare gli uomini per 5 mesi. E avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Il primo guaio è passato, ecco, vengono altri 2 guai dopo queste cose. Il versetto 13. Poi suonò la tromba il 6° angelo, e udì una voce dei 4 colli dell'altare d'oro che è davanti a Dio, che diceva al 6° angelo che aveva la tromba: scioglie i 4 angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i 4 angeli che erano stati preparati per quello giorno, mese e anno furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini, e il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni e io udì loro il loro numero. E così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano, essi avevano delle corazze colore di fuoco, di giacinto e di zolfo, e le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Da queste 3 piaghe, cioè dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu uscita la terza parte degli uomini. Il loro potere infatti era nella loro bocca e nelle loro code, poiché le loro code erano simili a serpenti che avevano teste e con esse causavano danni. Il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvide ancora delle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere né udire né camminare. Ed essi non si ravvidero dei loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti. Che Dio vi benedica. Accomodatevi. Ancora una volta che Dio vi benedica. Grazie per essere qui questa mattina, affinché possiamo adorare Dio insieme e ascoltare la sua parola. Perché il fratello Branham dice: se voi non si siete, non possiamo fare niente, non possiamo predicare la parola. Che Dio vi benedica. Credo che voi amate Dio, credo che quello che state facendo lo capite, perché se voi non state capendo quello che state facendo, allora c'è un problema grosso sulla strada. Perché se tu stai andando da qualche parte, devi essere sicuro da dove stai andando. Fratello Branham dice: tu non puoi uscire per dire vado nella campagna per cercare come si chiama, un'anguria, se tu prima non sai che cos'è l'anguria. Tu devi comunque vedere già l'anguria una volta e sapere che cos'è l'anguria, altrimenti tu vai nei campi: sto cercando l'anguria. Se non sai che cos'è, tu ti perderai. Ma prima di fare questo cammino, tu devi sapere dove stai andando. E se tu non conosci la strada, Dio ti ha posto dinanzi a noi una guida. E fratello Branham dice: quando voi volete fare qualcosa, fatelo quando siete giovani, perché avete la forza. E Salomone disse nella Bibbia: giovani, adora Dio ora. Perché quando, non dice quando diventerò vecchio, perché tutto quello che tu puoi fare oggi, fratello, sorella, fallo per il Signore, tanto tu non avrai tempo per un domani. Fratello Branham disse: non c'è bisogno di scrivere la storia. Una volta potevano scrivere le grandi cose che hanno fatto Alessandro Magno, Giulio Cesare, ma oggi, se scriviamo tutto quello che sta succedendo oggi, nessuno lo leggerà, perché fratello Branham dice: non avranno più tempo di leggere, non verrà più un'altra civilizzazione dopo di noi per leggere queste cose qua. Questa è la fine di ogni civilizzazione. William Branham dice che la civilizzazione è partita dall'Oriente,
la più vecchia civilizzazione che abbia mai esistito sulla Terra, Brother Brown dice che parte dalla Cina e ha attraversato dall'Oriente e è venuto in Europa, dall'Europa è andato in America, e Branham dice non può andare più di così, perché se va più avanti ritorna in Cina, dunque non c'è più niente. E fratello Branham, quando predicava in America, a un certo momento, nel 1957, William Branham dice: o l'America si ravvede oggi e accetta la parola di Dio, o non avrà mai più. E realmente nel 1957 l'America non si è ravveduta. E Branham ha detto: l'America ha rigettato la Bibbia, i pentecostali hanno rigettato la Bibbia, hanno rigettato la parola di Dio. E Branham dice: ora mi giro, metto l'America alle mie spalle. E quando Branham si gira, l'unico posto in cui c'è ancora da portare il messaggio non è più l'America, ma è l'Africa. E Branham dice: la mia ultima missione che ho fatto in Africa è che ho portato i sigilli, e poi è finito, non c'è più niente da fare, non c'è più da cercare qualcosa da qualche parte, perché Dio la sua opera l'ha fatta. Spetta a te e a me prendere questo messaggio, crederlo con tutta la nostra forza e andare avanti. Perché Ruth, quando Ruth ha preso la strada per andare a Betlemme, anzi, la sua suocera lo scoraggiava: non venire con me. Erano due che sono partiti con Naomi per andare a Betlemme, c'era Ruth e c'era anche Orpa. Ma Naomi le scoraggiava, dice: è una strada difficile, voi non potete arrivare a Betlemme, a Betlemme non vi faranno del bene, abbiamo un Dio grande, un Dio geloso. Ma Orpa è tornata indietro, ma Ruth ha detto: io andrò fino lì, il tuo Dio sarà mio Dio. Ma Ruth, facendo la strada, ha avuto delle spine. Ruth ha fatto la strada, ha visto, aveva delle spine. Branham dice: è arrivato là, non è che l'hanno accolto, non è che la gente di Betlemme l'ha accolta con il cuore aperto, anzi, gli hanno creato più problemi. E dei più grandi problemi che ha avuto Ruth l'ha avuto dai figli di Dio che erano di Betlemme, perché non è una strada facile. Ma se voi perseverate su questa strada e che arrivate alla fine della strada, vedrete che è vero, perché alla fine della strada Ruth ha avuto la ricompensa. E noi siamo qui perché crediamo che Dio esiste, siamo qui perché crediamo che questo messaggio è vero. Siamo qui perché un giorno la madre aquila ha mandato un grido, e questo grido ha colpito tutti noi. È per questo che noi dobbiamo prendere tutto quello che stiamo facendo per Dio, lo dobbiamo fare con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la forza che c'è dentro di noi. Noi non siamo solo cristiani di giovedì o di domenica, ma la cristianità è una vita continua. E quando noi siamo arrivati, abbiamo trovato, come dice il fratello Branham, Mosè è salito sulla montagna. Quando Mosè è salito sulla montagna, ha visto questo tabernacolo, e abbiamo visto il corpo, abbiamo visto che qua c'è il luogo santo, è il luogo santissimo. Questi sono i luoghi. A un certo momento, fratello Branham ha detto: questo è Lutero, questo è Wesley e questo è Elia di Malachia 4, il luogo santissimo. Quando siamo arrivati, è qua che dobbiamo essere, nel luogo santissimo dove c'è la vita. Dove la verga di Arone è sempre viva, che piove o che non piove, c'è la verga di Arone. Sempre là c'è la gioia dello Spirito Santo nelle nostre anime ogni giorno della nostra vita. Che piove, che ci siano delle nubi, che ci sia qualsiasi cosa, noi dobbiamo essere figli di Dio. E ogni giorno della nostra vita, che avvengono delle malattie, che avvengono dei problemi, noi dobbiamo stare sempre dei figli di Dio nella battaglia.
E credo che voi credete queste cose. Perché Paolo disse, William Branham dice, e sarebbe meglio per voi se siete rimasti dove eravate. Ma ora che voi avete ascoltato queste cose, se le tralasciate, non c'è più una via d'uscita per voi. O diventate prigionieri di Cristo, o è la morte. Da tutte le parti dovete morire. Morire per essere per Cristo, ma dall'altra parte c'è la morte che ti porta lontano della presenza di Dio. E queste cose che noi predichiamo, le dobbiamo credere con tutto il nostro cuore. E come l'ho sempre detto, la nostra non è una chiesa dove diciamo andiamo in chiesa per coprire quello che abbiamo fatto fuori, ci facciamo vedere fuori che siamo cristiani, perché c'è chi ha la chiesa come copertura, ma non voglio che quello che facciamo qui sia una copertura per dire vado in chiesa e tutto va bene. Ma quello che stiamo dicendo è che deve essere la parola vissuta. La parola deve essere una vita continua, sia qua che fuori di qua. E come l'ho sempre detto, la vera cristianità non è qui dentro, ma è quando siete sui campi di battaglia. E il campo di battaglia è quando sei al lavoro, è quando tu sei fuori sulla strada. È lì che tu devi dimostrare che sei un figlio di Dio davvero. È lì che devi dimostrare che il regno di Dio è entrato nella tua vita. E il regno di Dio non è solo a parole, ma è la vita vissuta che vede una differenza tra te e il mondo. Fratello Branham disse, perché queste cose qua, quando le trascuriamo, domani avremo dei problemi. Come quell'uomo, noi oggi abbiamo visto giovedì che Branham dice che il problema di questa generazione è la pressione della ricchezza e della vita facile. Vogliamo tutto facile? Vogliamo che tutto scorra normale? Dio poteva venire e dirci non fate niente, vi do da mangiare, ma ha detto tu mangerai sul campo. E tutto quello che Dio ha messo in te, Dio l'ha messo per uno scopo. La mano che Dio ti ha dato, Dio l'ha messo in te per uno scopo. Se un giorno la mano non deve più servire al suo scopo, muore. Se tu Dio ti ha preso e ti ha portato nella parola, ti ha portato qui per uno scopo. E se tu non riesci più a servire per quello scopo, allora Dio taglia, perché Dio non salva qualcuno solo per benessa, ma Dio salva perché fratello Branham dice, Dio esce sulla strada, trova un uomo nel fango, lo prende, lo lava, come questo bicchiere di cui parla fratello Branham. Quel bicchiere che cosa fa quell'uomo? L'ha raccolto nella spazzatura, lo porta a casa, ma quando l'ha raccolto aveva un obiettivo dietro la testa, voleva usare di nuovo quel bicchiere. E tutti noi eravamo dei bicchieri buttati nel fango che non valevano niente, ma Dio passando ha visto che fratello fa, o fratello Maria, o fratello Franklin, o la sorella Yolanda può servire ancora, posso usare. Allora le ha portati nella sua casa, le ha lavati, e quando il bicchiere è pulito a che cosa serve? Il padrone metterà l'acqua dentro e berrà l'acqua. E voi siete degli utensili che Dio ha raccolto da qualche parte, vi ha lavati, vi ha giustificati, santificati, e ora lui entra in voi. E quando entra in voi, lui vuole che siete a disposizione completo affinché lui vi usa, perché abbiamo parlato dei misteri della preeminenza. Il mistero di una sola persona, il mistero di Dio, è che Dio vuole regnare nella vostra vita. E Dio vuole dominare la tua vita. Dio vuole governare la tua vita. E tu non dipendi più da te stesso, ma tu dipendi dalla parola di Dio. Questo è il mistero della preeminenza. E abbiamo visto che Daniele, quando la pietra di Daniele è scesa, Daniele non aveva più la possibilità, quella pietra quando scende nella tua vita e gli spassa via i tuoi programmi, e gli spassa via i tuoi pensieri, e gli spassa via i tuoi progetti, e tu diventi ora, tu pensi i progetti di Dio,
E qualsiasi cosa tu devi fare, come dice Giacomo, tu chiedi prima la volontà di Dio. È chiaro? Voi dovete vivere così. Voi dovete essere prigionieri di Cristo. I vostri pensieri, i vostri maniere, tutto deve essere prigioniero di Cristo. Branham dice qui, come introduzione al messaggio di questa mattina, William Branham dice qualcosa che ci aiuterà tutti. Nello posto quel giorno a cavallo. Voi amate questo messaggio, vero? Con tutto il vostro cuore. William Branham disse, e se lo amate, lo dovete trattare bene, lo dovete portare nel vostro cuore e vivere tra di te esso, perché solo tra vivendo questo messaggio il mondo può vedere Dio. La gente dice che Branham è un falso profeta, dice che predica false dottrine, ma una sola cosa hanno detto, la persona che l'ha insultato ha detto, ma c'è una cosa, nella sua vita è pulita. Amen. Questo non è una bella testimonianza. Possono dire che abbiamo una falsa dottrina, va bene, ma che le nostre vite siano corrette, che la nostra vita sia pulita. E questo perché Daniele a Babilonia, quando i suoi nemici volevano fargli del male, sorella Lisi, Daniele a Babilonia aveva dei nemici che lo odiavano e cercavano tutti i modi di farlo cadere, di fargli dei problemi. Hanno cercato nella sua vita per trovare qualcosa, non è un ladro, non ha rubato nessuno, non ha preso la moglie di nessuno, non ha guardato la moglie di nessuno, non ha fatto niente di male a nessuno. Quando hanno cercato nella sua vita hanno detto non riusciamo a trovare niente, allora dobbiamo andare a cercare nella legge del suo Dio. E quando sono andati nella legge di suo Dio, hanno cercato, hanno detto, abbiamo capito che Daniele deve pregare ogni giorno. Dobbiamo fare una legge per impedire a Daniele di pregare. Allora, dunque, lasciate che cercano nella vostra vita qualcosa, che trovano qualcosa di sbagliato. Se non riescono a trovare niente che la vostra vita è pulita, diciamo gloria a Dio. Perché Branham, la persona ha scritto, l'ho letto il libro, ha detto tante cose, ma alla fine ha detto, la sua vita è pulita. Non abbiamo niente da dire contro la sua vita. E questa è una cosa importante. E Paolo ha detto a Timoteo, tu mi devi imitare, come anche io ho imitato. Dunque, se tu vuoi vivere correttamente così, io ti consiglio, guarda come ha vissuto William Branham. Non come vivo io, e anche io guardo a lui, perché lui è il messaggero dell'epoca. E il modo in cui ha vissuto lui, anche io cerco di vivere come lui. Il modello è lui. E per questo che diciamo, leggete gli opuscoli, ascoltate i nastri, non lasciatelo sotto il letto. Perché se non ascoltate, se non leggete, guarda che qua non siamo nella Chiesa Cattolica Romana, che i preti solo devono leggere e venire a interpretare, dovete leggere voi. Perché se leggete qualcosa, fratello Franco, ho letto questo, tu hai detto questo, ci sederemo e parleremo di ciò. Dobbiamo leggere gli opuscoli, dobbiamo ascoltare i nastri. Altrimenti finiamo come la Chiesa Cattolica Romana, che la Chiesa Cattolica ha preso la Bibbia, l'ha nascosta e la qua non lo crediamo così. Noi crediamo che ogni fratello, ogni sorella deve leggere la Bibbia, deve leggere gli opuscoli, deve ascoltare i nastri, perché anche questo fa parte della parola di Dio. William Branham disse quel giorno a Calvario, paragrafo 50, voi riuscite a pagare i vostri conti. Pensate, questo lo sistemerà. Magari tu hai un debito e tu hai detto se io riesco a pagare i miei debiti, questo sistemerà la mia faccenda, avrò la tranquillità. Tu finisci di pagare i debiti,
Branham dice: voi riuscite a pagare i vostri conti? Pensate, questo lo sistemerà. Ho finito di pagare i debiti, ora sono tranquillo. Quando avete pagato i vostri conti, allora c'è qualcuno ammalato nella vostra famiglia. Quando la malattia si mette a posto, allora avete altri conti da pagare. Vedete? Tu risolvi questo. Tu dici: questo mi darà la pace. Subito dopo se ne crea un altro. E subito dopo ne viene un altro. E William Branham disse: quando la malattia si mette a posto, allora avete altri conti da pagare. La prima cosa che sapete, i capelli diventano grigi. Tu direi: oh, devo pagare questo. Ah, devo comprare la macchina, ho trovato il lavoro, ora devo fare la casa, devo sposare, devo fare figli, devo andare a scuola. Poi avrò il tempo che tu fai tutti i tuoi conti, i tuoi capelli diventano tutti neri, tutti grigi, bianchi. È chiaro? Eh? E i capelli diventano così, gli anni passano e la morte entra dentro. Ascoltate, fratello Branham, toccheremo Apocalisse. I capelli, allora avete altri conti da pagare. La prima cosa che sapete, i capelli vi diventano grigi e allora volete essere di nuovo giovani. Quando i tuoi capelli diventano grigi, vedete tutti quegli attori che sono sulla strada? Quando cominciano a diventare vecchi, dicono: oh, se possiamo riavere la nostra gioventù. E che cosa fanno? Vanno nella, come si fanno? Quelli la chirurgia aeronica, come si la plastica, la chirurgia plastica. E si fanno tagliare le labbra e la faccia per diventare uomo. Ma anche se il medico lo fa, la morte è già dentro. Sì. È chiaro? Anche se ti fanno la faccia nuova di una ragazza di 18 anni, la morte è già lì. Tu morirai lo stesso. Puoi andare là che ti fanno gli occhi belli. La morte è già entrata. William Branham dice: quando arrivate a 20 anni, la morte è entrata in voi. Il resto è che tu cominci a abbassarti. Invece di allungarti, invece tu cominci a camminare così. Vuol dire che stai ritornando sotto terra. Ma William Branham dice: dentro di te c'è un'anima che vale più di 10.000 mondi, ed è a quell'anima che noi predichiamo la parola, perché quell'anima deve ritornare nella presenza di Dio, ed è quell'anima che noi vogliamo che sia forte. I capelli diventano grigi e allora volete essere di nuovo giovani, e c'è qualcosa tutto il tempo, costantemente. Ed è a causa di questa onda di peccato. Ma nel vostro cuore, a causa che cercate questo, mostra che c'è una perfezione in qualche luogo. In qualche luogo c'è qualcosa. Se vedete la gente diventa vecchia e vogliono diventare di nuovo giovane, vuol dire che da qualche parte c'è una gioventù eterna. Ma invece di desiderare per avere quella gioventù eterna, dovete venire alla parola di Dio. Ma invece di venire alla parola di Dio, vado nella chirurgia plastica. Non funzionerà. Vedi, le hanno tagliati, non viste le foto di alcuni, le hanno tagliati, finché alla fine non c'è più niente da tagliare. Disse: ecco la ragione molte volte oggi che un peccatore va ancora all'avventura. Una bella giovane ragazza si taglierà le ciocche dei capelli per essere popolare, si truccherà il viso per rendere il suo aspetto grazioso e indosserà vestiti per mostrare la forma del suo essere, perché è la sola cosa che lei può trovare, trovando da qualche parte, di cercare di scoprire qualcosa che ritorni a lei. Quando lei può indurre uomini a fischiare, fare dei segni, filtrare con lei, il giovanotto farà la stessa cosa con la donna, cercherà di farsi attraente per lei, i vicini costruiranno una casa e la sistemeranno in un certo modo,
perché sembrerà un po' meglio dell'uomo di suo vicino. Ciò è per tutto il tempo che noi cerchiamo qualcosa e qualcosa continua ad andare appena un po' al di sopra. La ragazzina troverà un'altra ragazzina che è più popolare di lei. Il vicino troverà una casa che sembra meglio della sua. La donna troverà un'altra donna vestita in una certa maniera che sembra migliore di come si veste lei. È qualcosa in noi che va alla ricerca di qualcosa e ciò mostra che siamo perduti. Noi vogliamo trovare quel qualcosa che ci porti a quella soddisfazione, che riempia quel briciolo di fame. Quel briciolo di fame. Scusatemi. Noi vogliamo trovare qualcosa che ci porti a quella soddisfazione, che riempia quel briciolo di fame lì dentro, ma sembra che non riusciamo a trovarlo. Gli esseri umani l'hanno cercata attraverso le epoche, hanno pianto a causa di ciò, hanno gridato, hanno fatto ogni cosa che sapevano fare, ma ciò nonostante, girovagando per il mondo, non l'hanno trovato. L'uomo ha cercato. Hanno cercato quello che si chiama anche l'elisia per vivere eternamente. Vedete Berlusconi, tutte quelle persone vogliono fare la chirurgia plastica, vogliono essere sempre giovani, si tagliano qua e là, vogliono rimanere giovani, ma la morte entra. Ma quello di cui noi stiamo parlando, e questo corpo qua, Branham disse, Dio non l'ha prodotto, ritornerà sotto terra. Questa è la maledizione, ma c'è un'anima dentro di voi ed è a voi che il messaggio dell'ora è venuto a parlare affinché l'anima non sia perduta e affinché l'anima possa riconoscere la sua strada. Noi abbiamo bisogno della guida ed è quella guida che deve dire dove siamo affinché non facciamo quel, come quel genitore là. Conoscete quell'uomo? Ha preso suo figlio, l'ha portato sulla montagna per andare a cercare i daino. Ma i daino non vive sulla montagna, vive nella vallata. Ma lui ha visto una foto che hanno fatto di un daino, di un cervo, sopra una montagna. E ha detto a suo figlio, andiamo a cacciare sopra la montagna. Questo abbiamo talmente guardato il film dei testimoni di Noa, che alla fine non riusciamo più a capire quello che la parola dice esattamente. E io voglio che i miei fratelli e le mie sorelle lasciano i loro pensieri umani e afferrano i misteri della parola. Perché il fratello Branham dice, andare in chiesa è una bella cosa, ma questo non basta. Dovete conoscere i misteri e dovete conoscere il tempo nel quale vivete. Io so che voi sapete che dovete allungare le cose. Io so che sapete che dovete vestirvi bene. Io so quelle cose le sapete. Io so che tu non devi andare a tradire tuo marito. Io so che tu non devi guardare, devi fare occhio con un altro uomo. Io so che i tuoi piedi non devono andare in un luogo dove Cristo non può andare. Le tue mani devono essere sante. Sappiamo tutte queste cose qua. Ma i misteri sono la cosa importante, perché il settimo angelo, il suo ministero qual è? È di aprire il mistero che è Cristo. E quando noi capiamo il mistero che è Cristo, allora vediamo correttamente tutto. E i suoi discepoli che cosa hanno fatto a Gesù? Come abbiamo visto l'altra volta, gli hanno fatto la domanda sul Tempio di Gerusalemme. E il Tempio era bello, ma Gesù ha detto a loro non rimarrà pietra sopra pietra che non sarà diroccata. E abbiamo capito tramite Emiliano Mariano che stava dicendo ai suoi discepoli che quel Tempio sarà distrutto, ma il vero Tempio sarà erretto e il vero Tempio siete voi. Tu lo credi che tu sei il Tempio di Dio? Se tu sei il Tempio di Dio, lo Spirito Santo è in te. E lo Spirito Santo è gioia e pace. È chiaro? Ok. E Gesù ha fatto vedere un altro tempio. Poi hanno voluto sapere quale sarà il segno della tua venuta.
E quando hanno voluto sapere il segno della sua venuta, abbiamo visto nel libro di Matteo 24, che noi abbiamo già detto domenica scorsa, che abbiamo letto qui nell'opuscolo, odia di tutta questa scrittura. Branham dice Matteo 24 nelle sue insieme è già tutta adempiuta. È tutta adempiuta, non c'è niente là dentro che non è adempiuto. Una. E due, abbiamo visto che il fratello Branham ha preso Matteo 24 e ti ha dimostrato i sei sigilli dentro Matteo 24. E abbiamo visto che il primo sigillo è un cavaliere, mi state seguendo? Perché voi dovete conoscere queste cose. Paolo disse nella Bibbia, il battesimo in acqua, la comunione di tutte queste cose, è vero, le faremo. Quando Dio ci darà il tempo di fare, le faremo. I misteri di Dio conta. Perché se voi non conoscete i misteri di Dio, non capirete manco come siete battezzati voi stessi. Perché il battesimo pure è un mistero. Perché la parola di Dio è un mistero nel suo insieme. Anche la comunione è un mistero. Tutto è un mistero. La Bibbia non è un libro che chiunque può prendere e predicare. Dio vuole il pensiero profetico. Ok. E vediamo che il fratello Branham ha preso il primo cavaliere. Su Apocalisse 1, Apocalisse 6, abbiamo visto un uomo che era su un cavallo bianco. E quando quell'uomo era su un cavallo bianco, abbiamo visto che gli hanno dato, aveva un arco, ma non aveva la freccia. Perché la freccia l'aveva già appesa alla croce del Calvario con Gesù. Prima cosa. E la Bibbia dice che è uscito per vincere. E prima di fratello Bravo, insisto su queste cose, perché dobbiamo predicare il mondo a insegnarlo correttamente. Anche quando voi uscite di qui, se un domani non ci siamo più, voi sapete dove state camminando. Affinché non tribulate, perché fratello Branham disse, se voi non conoscete queste cose, entrerete nella tribolazione. Abbiamo letto nel libro di Apocalisse 9, prendete Apocalisse 9 con me, il versetto 1. Quando dico che prendete la Bibbia, prendetelo realmente e leggiamo insieme. Prendete la Bibbia e leggiamo insieme. Perché dovete, Branham disse, leggete con me, prendete le note. Arrivate a casa, studiate di nuovo queste cose. Se Branham dice di prendere le note, vuol dire che è importante prendere le note. Perché lui è il governatore di questa epoca. Non c'è nessuna voce al di sopra della voce di fratello Branham. Branham Abraham Tabernacolo diceva prendete le note, arrivate a casa e studiate queste cose. Vuole dire che è scritturale. E se qualcuno dice no, non dobbiamo prendere le note, vuole dire che è una voce contro il settimo angelo. Tutta voce contro la voce del settimo angelo è anticristo. Ok. Leggiamo la quinta tromba, Apocalisse 9. Poi suonò il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo. Noi vediamo che un angelo ha suonato la tromba, fratello Juan. Quando hanno suonato la tromba abbiamo visto che una stella è caduta dal cielo. Io che sono qui, quando mi parlano di stella che è caduta dal cielo, la prima immagine che mi viene e guardo là sopra ci sono delle stelle. Ora ci vuole un linguaggio profetico, perché Apocalisse è un libro di simboli. Non c'è prego, dice le stelle che sono là sopra sono anche migliaia e migliaia di chilometri. In un opuscolo Branham dice una stella di là per venire sulla terra impiegherà anni e anni per venire. Vedete come sono là, non possono venire, non sono di là le stelle che stanno parlando, fratello. Poi sono la tromba, leggete con me, il quinto angelo,
e io vidi una stella caduta dal cielo. Quella stella non è che la roba, non è che è scesa stessa, è caduta dal cielo sulla terra e gli fu data le chiavi del posto dell'abisso. Dunque quella stella è scesa sulla terra, ma non aveva manco la chiave dell'abisso. Tenete la vostra mano aperta sulla Bibbia e andiamo in Apocalisse 20 per farvi vedere una differenza. In Apocalisse 20, versetto 1, poi vidi un angelo. Questo angelo che cosa ha fatto? Chi lo sta vedendo con me? È caduto anche questo angelo? Com'era? Che cosa ha fatto? È sceso! L'altro è caduto! Qua è sceso tranquillamente. E la Bibbia dice, e aveva la chiave dell'abisso. Dunque aveva la chiave, ma l'altro non aveva la chiave, gli hanno dato la chiave. E quest'angelo che aveva la chiave dell'abisso, la Bibbia dice che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Dunque quest'angelo che è sceso tranquillamente, vuole dire che è venuto con la sua libertà, è scesa sulla terra, aveva la chiave dell'abisso. Conoscete l'abisso, no? L'inferno. Allora la chiave dell'abisso è una gran catena. E che cosa fa? La Bibbia dice che ha preso Satana e l'ha legato. E quell'angelo lo conoscete? Conoscete quell'angelo che ha legato Satana? Chi è? Non conoscete quest'angelo? Lo scopriremo mentre andiamo avanti. Tornate con me in Apocalisse capitolo 1. Dovete prendere note, arrivate a casa e fate la domanda, fratello grande, chi è quell'angelo che è sceso in Apocalisse 20? Aveva una grande catena e ha legato Satana. Apocalisse 9. Poi suonò la tromba il quinto angelo e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra e fu data la chiave del posto dell'abisso. Questa è Apocalisse 9. Ora andiamo a conoscere il nome della stella che è caduta dal cielo. Prendiamo Isaia 14 e andiamo a vedere chi è quella stella. Secondo fratello Branham, chi è quella stella? Se noi riusciamo a conoscere la stella che è caduta qui, allora possiamo capire tutto quello che è successo nel libro di Apocalisse 9. Isaia capitolo 14. Il versetto 12. Chi me lo può leggere di là? Chi le persone che ascoltano la telefono fuori possono vedere. Isaia 14, versetto 12. Chi è? Leggete con me. Chi lo vuole leggere? Di fratello qua. Come caíste del cielo, o lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ok. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero? Dunque la stella che è caduto dal cielo, chi è? È Lucifero. Se non siete d'accordo, leggiamo fratello qua. Fratello Brano, interpretaci quella stella che è caduta dal cielo. Apocalisse 9. Chi è quella stella, fratello 9? Nella festa delle trombe. Lo leggiamo questa mattina. Ok. Apocalisse 9:1, la festa delle trombe, paragrafo 212. Branham disse: sotto la quinta tromba, notate, Apocalisse 9:1,
Ora, il re di questo gruppo di 200.000 cavalli avevano un re su di loro, e se notiamo era una stella caduta, perché sei caduto dal cielo, o Lucifero. Dunque quella stella che è caduta in Apocalisse capitolo 9, abbiamo capito che è Lucifero. E Lucifero è uno spirito. E quando quello spirito scende sulla terra, deve trovare dei corpi in cui entrare, per poter portare a termine i suoi progetti. Perché Lucifero ha dei progetti che lui voleva fare sulla terra. E quei progetti li ha stabilito anche lui nel suo pensiero. Voleva avere un regno più grande del regno di Cristo. E per fare questo regno ha bisogno dei corpi in cui entrare. E Dio pure è spirito. Satana è uno spirito. E tutti e due devono trovare dei corpi in cui entrare, per portare a termine i loro progetti. E allora quando questo Lucifero è caduto, gli hanno dato la chiave dell'abisso, perché lui è il capo dell'inferno, ma non c'è ancora la chiave dell'inferno. Perché Gesù, quando Gesù è risorto, che cosa ha detto? C'è la chiave dell'abisso e dell'inferno. Gesù aveva tutte le chiavi. O non l'avete mai letto nella Bibbia? L'avete già letto dove Gesù aveva le chiavi? Chi l'ha letto qui? L'ha letto, fratello? Gesù aveva tutte le due chiavi, perché quando Gesù è andato in inferno, credete che Gesù è andato in inferno? Gesù quando è morto, quando l'hanno seppellito, è andato in inferno. Quando è andato in inferno, che cosa ha fatto lì? È sceso lì il primo giorno. Fratello Brano dice che Gesù è sceso lì pieno di tutti i peccati ed era debole, e Satana faceva festa e diceva: l'uomo che mi creava problemi sulla terra è sotto il mio controllo. Ma il secondo giorno ha visto che Gesù ha cominciato a riprendere forza. Sapete? È per questo che Lutero doveva uscire, perché già Lutero è già venuto. La pace comincia a risalire, perché eravamo nel buio. Il buio era sopra di noi e ci voleva Lutero che alza la testa per protestare contro la Chiesa Cattolica. Questo è già un inizio di forza per noi. Mi seguite questa mattina? Questa parola è la nostra gioia. Amen. Non siate tristi, fratello. Se siete tristi, prendete la parola di Dio, il vino nuovo. Questo rallegrerà le vostre anime e allontanerà il peccato da voi. Perché quando voi leggete la Bibbia e trovate la gioia nella parola, il peccato e i pensieri si allontanano. Io talvolta quando ho una rivelazione sono contento, io cammino, cioè, sento una gioia. Ma perché sono contento? Qualcuno mi ha promesso, no, nessuno non mi ha promesso soldi, poi la voce mi fa, io ho avuto questa rivelazione. Ah, è vero, è una rivelazione che mi rende contento. La rivelazione è una potenza che ti allontana da dei problemi, sei sempre nella gioia. Se tu non hai la rivelazione della parola, tu entri nella tribolazione. Ok, e fratello Branham dice che quando Gesù è arrivato là in inferno, che cosa è successo? Il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, Gesù si è alzato domenica mattina e ha detto: dammi le chiavi dell'inferno, dammi tutte le chiavi. E ha preso tutte le chiavi. E abbiamo visto Gesù che quando si presentava a Giovanni ha detto: cioè le chiavi dell'inferno e del soggiorno della morte, perché le ha vinte. Hanno le chiavi. E voi noterete che una volta, ora questo l'insegno mentre sto andando avanti, voi vi ricordate che nell'Antico Testamento, sono mattina nel dialetto di quella donna, quella maga, che Saulo è andato a trovare e gli ha detto: mi fa uscire il profeta Samuele. L'avete letto? Perché una maga poteva far risalire un santo? Secondo voi è possibile? Adesso non più, che Dio ti benedica. Ma una volta sì, perché quella maga poteva entrare nelle regioni dell'inferno. Perché quando tutte le persone che erano morte sotto i salti della Eli non andavano nella gloria,
questo domenio. E là lì nel riposo, ma erano tutti lì. E la maga poteva entrare lì. Satana le teneva sotto controllo lì, nel luogo di paradiso. E la maga poteva entrare lì, ma con il sangue di Cristo versato non è più possibile oggi. Se tu vai a consultare una maga oggi per farti ritornare indietro, non è più possibile. Allora Gesù. E per questo che la persona, l'unica persona a consultare è la parola. Se avete un problema, consultate la parola. E la risposta è sempre della parola. Che la parola sia la vostra forza, la vostra gioia. Dovete avere la parola come appoggio. Branham dice che la fede, il luogo di riposo della fede è nella parola. Fratello qua, quando Gesù ha preso le chiavi nell'inferno, ha preso le chiavi da Satana, sapete che cosa ha fatto dopo? È andato a trovare le anime che hanno vissuto al tempo di noi e ha detto a loro: quando noi predicavamo, parla di me, che io dovevo venire e non avete creduto. Vedete dove diceva la verità, sono io. Allora quelli l'hanno visto e sono stati condannati. Spero che anche noi che abbiamo visto queste cose qua le teniamo care nelle nostre cuore. Vivete una vita santa e una vita corretta. Non siate ipocriti quando siete fuori e siete da soli. Vivete la vita cristiana ogni giorno della vostra vita. Vivete cristiani ogni giorno della vostra vita. Che siete a casa, che il matrimonio sia una bella cosa. Che quando siete a lavoro potete vivere da cristiano, perché voi siete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Siamo pochi, ma un solo uomo ha distrutto l'Egitto. Mosè da solo ha distrutto l'Egitto. E tu da solo puoi distruggere Piacenza, se tu lo credi, con la predicazione, con la tua vita vissuta. E quando lui si è presentato agli animi perduti, ora è andato a recuperare i suoi che era nell'altro riparo dell'inferno e ha bussato la porta. Quando ha bussato la porta, Abramo ha detto: chi è che bussa? Ha detto: io sono la progenie di Abramo. Progenie di Abramo. Ma qua con me che Isacco, chi è ancora la progenie di Abramo? Conoscete la vera progenie di Abramo? È Cristo. E quando lui è entrato là, quando Abramo ha aperto la porta, ha detto: ma è lui che è venuto da me? E mia moglie ha cucinato per lui a mangiare. Daniele ha detto: ma è lui che è la pietra che ho visto. È chiaro? E no, era lì. La Bibbia non ci ha detto che è non fu rapito. L'avete letto nella Bibbia, no? Ma come mai Enoch si trova in quel luogo? Perché Branham ha detto: nessun uomo può salire là sotto il sangue dei tori e degli agnelli. Il sangue di Cristo rende perfetto. E Enoch era nel soggiorno della morte con Abramo. E Gesù l'ha fatto uscire. E Enoch l'ha riconosciuto. E Enoch ha detto: ma l'ho visto che lui ritornava su un cavallo bianco con dei miriadi e dei miriadi. Apocalisse 19. Parleremo di queste cose. Allora vediamo che Satana non aveva qui le chiavi, la chiave dell'abisso. La chiave gli fu data di aprire l'abisso. E quando ha aperto l'abisso, egli aprì il pozzo, versetto 2, egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo simile, un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. Oh, sappiamo che il sole, chi è il sole? Conoscete il sole? Chi è? Il sole chi è? Cristo. Vuole dire che Satana è sceso con un evangelo per oscurare il vero Evangelo,
per oscurare la rivelazione della parola. La sua predicazione è falsa. E che cosa ha prodotto quella predicazione? Disse che da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello dei scorpioni della terra. Vedete, andate nelle chiese, vedete le donne vestite male, che sono sedute, sono anche un problema per i pastori, le sapete? Tutto questo è un grande problema che Satana ha portato nel regno di Dio, nei figli di Dio. E le locuste che pungono, come dei scorpioni, pungono, pum. Brother dice, vedete una donna vestita male, che è lì che si gira. Gira sulla strada, tu lo guardi, è un pungiglione che tu ricevi, tu devi girare la testa. Perché se tu ti metti a guardare così, Salomone dice che le sue vie sono le vie dell'inferno. E spero che le mie sorelle non siano le vie dell'inferno. Per questo che Brother dice, dovete vestirvi bene, comportarvi bene e onorare la parola di Dio. Perché William Branham dice una donna vestita male è una cosa seriamente mortale. Perché le sue porte sono le porte dell'inferno. E per questo che il messaggio di fratello Branham ha colpito talmente le donne. Perché devono mettere le cose in ordine. I vestiti corretti, le scarpe corrette, ogni cosa deve essere corretta. E andiamo un po' avanti. Voglio scendere un po' nel versetto 13. Poi suonò la tromba il sesto angelo e udì una voce dei quattro coni dell'altare d'oro che è davanti a Dio. State leggendo con me, guardate nelle vostre lingue. Voglio che leggiamo insieme la scrittura, perché il nostro non è, non voglio che le cose siano predicate e poi rimangono le aree. Dovete afferrare le cose, perché Branham dice dovete afferrare le cose in modo che un domani potete difendere queste cose qua, altrimenti faremo una predicazione come lo fa il prete, vi siedete, ascoltate, uscite e dimenticate tutto, ma se lo leggete rimarrà dentro di voi. Apocalisse 9 versetto 13. Poi suonò la tromba il sesto angelo e udì una voce dei quattro coni dell'altare d'oro che è davanti a Dio, che diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul grande fiume Eufrate. Allora i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, giorno, mese, anno, furono sciolti per uccidere la terza parte degli uomini. E il numero delle truppe dei cavalieri erano di 200 milioni. E io udì il loro numero e così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Questo è Apocalisse 9 versetto 13, noi l'abbiamo letto, e tutte queste cose qua le prendono e le mettono nell'epoca della tribolazione, ed è vero, perché io dimostrerò che è vero che è nell'epoca della tribolazione. Questa è la tribolazione che deve venire sulla terra. Ora dobbiamo scoprire, sorella Lisi, se è già il futuro o è già qui. Ora dobbiamo vedere, ascoltate fratello Branham. Nell'opuscolo, la festa delle trombe. Nella festa delle trombe, fratello Branham disse qualcosa qui. Ok, paragrafo 159. Fate attenzione, in Apocalisse al capitolo, al novesimo capitolo e il tredicesimo versetto, ora notate molto attentamente. Sotto la sesta tromba, Apocalisse 9:13, sotto la sesta tromba, fate attenzione, c'erano 200.000 cavalieri che erano stati legati nel fiume Eufrate, che furono liberati sotto la sesta tromba. Ora, non c'erano 200.000 cavalieri nel mondo, ma là c'erano 200.000 cavalieri. Notatelo, voglio che ne prendiate nota.
Che cosa dice Brano? Voglio che ne prendiate nota. Dunque Abramo Tabernacolo diceva: prendete note di queste cose e andate a studiare. Perché se vi fermate solo a un'ora di predicazione, la vostra anima avrà dei problemi. Dovete voi stessi, perché un uomo un giorno cercava un tesoro. E quando ha trovato questo tesoro, che cosa ha fatto? Dice la Bibbia: ha venduto tutto quello che ha per andare a comprare il terreno dove c'è il tesoro. E se io ho trovato il tesoro di Malachia 4, che cosa devo fare? Devo vendere tutto quello che mi prende il tempo e consacrare il tempo a Malachia 4. William Branham dice: io ho fiducia in voi giovani, che dopo di me i giovani prenderanno questo messaggio e gli daranno tutto il suo peso. Ma che cosa facciamo noi oggi di questo messaggio? L'abbiamo buttato sotto il letto, come la Bibbia cattolica. Ma questo messaggio è dell'oro prezioso, che voi dovete studiare e dire: oh fratello, ho trovato questo. Io ho creduto questo messaggio a 24 anni, ma da questo giorno in poi voglio sempre addentrarmi ancora dentro, perché dentro ci sono tante cose. Non lo prendete come una chiesa, no, non è una chiesa questo. Branham dice: questo messaggio non sarà mai organizzato, non sarà mai una denominazione. Se qualcuno lo vuole organizzare, subito dopo esce qualcosa che distrugge quello, e andremo avanti lo stesso. Branham dice: notatelo, voglio che ne prendiate nota, così potete leggerlo. Non erano cavalli naturali, è chiaro? La Bibbia parla dei cavalieri. Ora Branham dice: non erano cavalli naturali, non erano cavalli naturali. Essi alitavano fuoco e avevano pettorali di diaspro e avevano coda, e l'estremità della coda sembrava come un serpente, una testa di serpente sulla sua estremità che muove. Vedete, erano cavalli spirituali, eh? Quando noi leggiamo qui cavalli nella Bibbia, Branham dice: non sono cavalli naturali, ma sono cavalli spirituali. Perlomeno, mi stai ascoltando? Eh? Quando tu leggi Apocalisse 9 e vedi cavalli, cavalli così, Branham dice: non sono cavalli naturali che tu vedi, che qualcuno cavalca, sono cavalli spirituali. Eh? Sono cavalli spirituali. Fratello Branham, che cosa sono questi cavalli? Erano cavalli spirituali, virgola, lo voglio scrivere. Ora comincerò a progettare le situazioni qua. Abbiamo già comprato tutto per farlo. Adesso, non erano cavalli naturali, sono cavalli spirituali. Ti ha messo la virgola e ti dà ancora un'altra interpretazione. Diavoli spirituali. Ora, da cavalli spirituali sono diventati diavoli. Dunque, esatto. Sono demoni, eh? Diavoli spirituali. Sono dei spiriti. Spiriti, eh? Fratello Bravo, aiutaci ancora. Vedete, erano cavalli spirituali. Diavoli spirituali, destrieri, che erano stati legati nelle frate tutti questi anni. Diavoli soprannaturali. Cosa era? Branham, cosa erano questi cavalli? Chi erano? Che tipo di spirito erano questi spiriti? Che di cui parla, che Giovanni ha visto nel libro di Apocalisse? Perché Giovanni che le ha visti, e sono delle cose che devono avvenire. E giovedì abbiamo detto che Giovanni, dopo le sette epoche della Chiesa, è stata portata nella gloria per vedere le cose che devono succedere sulla terra dopo. Eh? Ma quando quelle cose stanno succedendo, Giovanni era nella gloria. È chiaro? Mi state seguendo? Eh? Ok. Che cos'era, fratello Branham?
disse: sono diavoli spirituali. Cos'era? Il vecchio impero romano che rinasceva. Dunque, questi diavoli spirituali è il vecchio impero romano che rinasceva. È il vecchio impero. Tu leggi i diavoli spirituali nella Bibbia, tu leggi i cavalli nella Bibbia, guarda, ti dice è l'impero romano che sta ritornando in vita. Branham disse: studiate la parola, altrimenti finirete là, sarete lì essere tribolati. Tu puoi allungare le gole, tu puoi essere un bravo fratello, ma se tu non conosci i misteri di Dio, tu finirai direttamente in inferno. Devi conoscere i misteri di Dio, perché senza questi misteri tu non puoi conoscere la strada per tornare a casa. Perché se non fosse venuto fratello Branham, noi tutti qua aspetteremo dei cavalli che volano in aria. Ma Branham dice: non sono cavalli normali, sono l'impero romano che ritorna. E abbiamo visto, quando abbiamo studiato la statua di Daniele, che l'impero a un certo momento ha ricevuto una ferita in Apocalisse 13. Leggiamo ancora, fratello Branham. Cos'era? Il vecchio impero romano che rinasceva, la persecuzione dei giudei. Quei erano stati legati per quasi 2000 anni al fiume Eufrate. Non possono attraversare fino alla promessa. Una setta religiosa che cercava di andare dall'altro lato, l'Eufrate, sapete, attraversava l'Eden, ma erano legati lì 200.000 diavoli di persecuzione. Erano dei spiriti che erano stati legati lì, aspettando il giorno e l'ora. Dei spiriti che erano lì aspettando il giorno e l'ora. Quei spiriti erano sempre lì. Il Papa, tutte quelle persone che vedete, a un certo momento mettevano il vestito bianco, ma sotto questo vestito, che dicevano che sono credenti, sotto quel vestito bianco c'erano dei spiriti malvagi, e le tenevano per far vedere che sono credenti, le legavano lì. Ma al momento giusto Dio le ha obbligate a far vedere la vera natura, e al momento giusto conosceremo la tua vera natura. Non abbiamo problemi, non abbiate pensieri, no, quello che nascondete sotto prima o poi uscirà, perché Gesù dice: sotto il cielo non ti sarà più niente che sarà nascosto. Tu lo puoi nascondere domani, ma prima o poi salterà fuori come una bomba. E il Papa, quando Hitler ammazzava gli ebrei, sconoscendo l'ambasciatore del Vaticano presso Hitler, era il Papa che è venuto subito dopo Hitler, Pio XII, per lui era lì che dava consiglio a Hitler come ammazzare gli ebrei. Sono spiriti religiosi. Ma ascoltiamo, fratello Branham. E notate, paragrafo 161, 61, la festa delle trombe. E notate cosa accadde sotto quella sesta tromba. Essi furono liberati sui giudei. Abbiamo letto che l'angelo ha suonato la sesta tromba. E quei spiriti furono liberati sui giudei, la persecuzione dei giudei, diavoli soprannaturali, quasi 2000 anni, poi liberati da Stalin, Hitler sui giudei. Voi dite: ebbene, quelli non sono romani, è lo stesso spirito. Gli stessi spiriti, come lo dicevo domenica scorsa, che sono entrati a Gerusalemme, hanno distrutto il Tempio e hanno ucciso gli ebrei 2000 anni fa, sono gli stessi spiriti che sono ritornati. Quei spiriti non sono andati da nessuna parte, sono rimasti là, legati.
sotto la veste bianca dei religiosi. Erano lì, ma a un certo momento li hanno liberati. Dio li ha obbligati a liberarli. Se tu hai una natura che stai nascondendo, prima o poi quella natura verrà cala. La pioggia farà uscire il vero grado. La natura del grado lo conoscerai. Nel libro che sei, la scrittura che c'è nel libro lo vedremo, perché tu sei un libro. Quando la Bibbia parla del libro della vita e del libro di vita dell'anello, sta parlando di te, di me, sia solo delle persone che sono quei libri. Quello che è scritto dentro di te, prima o poi verrà a casa e si vedrà. Lo puoi nascondere, lo puoi tenere, se è falso, uscirà. Se è vero, uscirà. Se è buono, è una benedizione per noi. Applaudiremo e diremo amen. Vedete, Giuda ha nascosto la sua natura. Ma all'ultimo momento Gesù gli ha dato lo stesso padre. E il vino che Gesù ha dato a Giuda, l'ha dato anche a Pietro. Ma Giuda era già per natura figlio di spedizione. E Branham disse: essi furono liberati sui giudei, poi liberati da Stalin, Hitler sui giudei. Voi dite bene, quelli non sono romani, è lo stesso spirito. Compiono le stesse cose che compirono ai cristiani negli antichi giorni pagani di Roma. Ora osservate l'Israele naturale e la Chiesa spirituale ora, mentre lo separiamo qui, vengono liberati sui giudei. Sotto questo sesto sigillo, egli liberò questi 200.000 demoni spirituali. Cominciarono a Roma, Germania, Hitler e notate ancora nella Bibbia dove ricevettero. Ricevettero potere quali re. Se voi leggete nella vostra Bibbia, da qualche parte è scritto che ci sono quelli là che hanno ricevuto potere come re. Non so se è Apocalisse 17, per stare con la bestia per un'ora, hanno ricevuto potere come re. E Branham dice come re, non solo re, ma solo dittatore. Perché Hitler non è un re. Hitler si è arrogato il potere di re, ma non è un re. Hitler è un dittatore, è un dittatore, si comporta come un re. E vedete in alcuni paesi il presidente che non è un re muore e il suo figlio diventa presidente dopo di lui. Ma non è un re. E i dittatori si comportano come dei re, ma non sono re. E abbiamo visto che Hitler, quei diavoli sono entrati in Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann, per fare che cosa? Per uscire i re. Ok. E quando hanno uscito gli ebrei, fratello Branham disse: notate ora, ora, paragrafo 189, ora, 20 anni più tardi, quei spiriti che sono stati sciolti hanno iniziato la seconda guerra mondiale, dal 1939 al 1945. Hanno bussato gli ebrei correttamente a Auschwitz in Polonia, se andate a vedere come ne hanno ucciso. Quando la guerra è finita, 20 anni dopo, Branham dice 20 anni dopo la fine della guerra, e se noi aggiungiamo 20 anni qui, se troviamo 1965. Branham dice, perché possiamo, se noi leggiamo correttamente il profeta, possiamo capire quello che il profeta sta dicendo. Ma come leggiamo gli opuscoli come un libro di scuola, è un romanzo, o lo leggiamo solo bene come un libro? La parola di Dio non si legge come un libro di scuola. Anche quando andavamo a scuola, quando tu leggi, devi studiare quello che stai leggendo, perché se non lo studi, non lo puoi, vai all'esame e sarai sempre bocciato. C'è un modo per studiare. Se tu vai a scuola, il professore sta parlando, il professore sta parlando, tu che sei lo studente, tu sei lì, lo studente, io ho studiato, lo scriviamo, da volta io lo scrivo tutto quello che dice il professore,
ma cerco di prendere il nocciolo di quel che vuol dire. C'è il punto principale, è chiaro questa analisi, c'è la chiave. Se tu riesci a afferrare la chiave di quello che il professore sta dicendo, tu qualsiasi problema ti daranno lo puoi risolvere. Se tu riesci a capire quello che Dio vuole dire senza dirlo chiaramente, hai già risolto il problema. 20 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, quegli stessi spiriti, ora 20 anni più tardi, dopo quella guerra, vediamo lo sciogliersi dello spirito ecclesiastico. Sotto cosa? Il settimo sigillo, la settima tromba. Osservate l'oscuramento della luna. Quando quello spirito è entrato nella chiesa, ha oscurato la luna e hanno buttato fuori il fratello Branham. Non vogliamo più di te, vogliamo Mario Branham. Branham disse, vedete, osservate, 20 anni dopo, osservate l'oscuramento della luna. O la luna che cos'è? La luna che cosa rappresenta? La sposa. Hanno oscurato la luna. I predicatori ora hanno oscurato, dice no, 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 questa storia è finita. Sotto che cosa? Osservate l'oscuramento della luna. Sotto che cosa? Vedete ciò trascinato fuori, il figlio dell'uomo che esce fuori dalla chiesa. Quando questi diavoli hanno finito con gli ebrei, ora sono entrati nei predicatori. E che cosa hanno fatto? Leggeremo domenica prossima che cosa hanno fatto nei predicatori questi spiriti. Perché quei spiriti hanno finito con i dittatori Hitler, Stalin, Mussolini, Eichmann e hanno ammassato gli ebrei. E hanno ammassato gli ebrei per uno scopo. Perché Israele deve ritornare nella sua patria. Questa è una profezia del Giuda. L'hanno fatto per questo. Ma dopo che hanno finito con questi qua, dove sono andati? Sono morti, hanno ancora altre missioni da compiere. Finché non finiscono la loro missione, Dio non le distrugge. Che cosa ha fatto quegli spiriti quando hanno finito? Perché sono dei spiriti che sono usciti. Hitler era pieno di spiriti. Voi vi rendete conto che Hitler, mentre preparava le guerre, i suoi generali, alcuni hanno voluto uccidere Hitler, ma non sono mai riusciti a uccidere. Hanno messo la bomba sotto il tavolo di Hitler. Hitler è venuto, ha parlato, è andato via. Un minuto dopo è esploso la bomba. Perché era qui per adempiere una missione. Mussolini doveva adempiere una missione. Stalin doveva adempiere una missione. E quando hanno finito la loro missione, Hitler è morto, Stalin è morto, Mussolini è morto, Eichmann è morto, e già è finito. Ma i spiriti che sono entrati in loro, dove sono andati dopo quei spiriti? Perché quei spiriti hanno lavorato prima 2000 anni fa in Tito e nei suoi soldati hanno distrutto Gerusalemme. Ora quei spiriti sono stati tenuti lì sul fiume, legati sul fiume Eufrate, e Eufrate significa una chiesa, ne parleremo chiaramente. Sono entrati sotto la veste bianca della Chiesa Cattolica e Papa. I Papa sono sempre animati di quello spirito di Roma pagana, perché la Roma pagana aveva lo spirito di fede, e lo spirito di fede li distruggere. Ma a un certo momento quello spirito di ferro era posato sotto la veste bianca, santità. Ma sotto quella santità c'è la distruzione di ferro. E quei spiriti sono rimasti là. Dopo 2000 anni Dio li ha obbligati. Quei spiriti sono stati liberati. Sono entrati in Hitler, Stalin, Mussolini, tutto. Per fare che cosa? Per adempiere la volontà di Dio. Perché vi ricordate che una volta Acabo doveva andare in guerra. E quando Acabo si era seduto e ha chiamato i suoi profeti per profetizzare, il profeta ha detto tutto va bene, vai e vincerai. Acabo pensava che era la parola di Dio, perché il re cosa fa? Quando è venuto a fare la visita a suo fratello Acabo, ha detto Acabo, gli ha detto cosa fa? Andiamo in guerra. Cosa fai?
Giosafà, essendo spirituale, ha detto: consultiamo prima la parola di Dio per vedere che cosa dice la parola. Ha detto: allora chiamiamo i miei 400 profeti. I 400 profeti sono venuti e hanno detto: no, la terra è nostra, andiamo, vinceremo. Ah, quella risposta non ha convinto Giosafà. Ha detto: ma non ce n'è un altro profeta nel paese a chi possiamo chiedere consiglio? Ah, ce n'è uno lì che mi maledice sempre. Sì, quello io ti devo sempre dire che devi comportarti bene. Io ti devo sempre dire che la tua vita deve essere corretta. Che tu sia d'accordo con la tua vita, deve riflettere Cristo. Io ti devo dire che tu sei l'oro e quel oro va battuto affinché tutte le sporcizie che sono in essa escono. E quando le sporcizie escono, possiamo vedere Cristo. William Branham dice: quello che abbiamo notato nelle chiese, che i predicatori non portano le persone a Cristo, vogliono portare le persone verso di loro. Io non voglio che vi sostenete a me, no, Dio pensa a me. Voi pensate alla parola, adorate la parola. William Branham dice: i predicatori vogliono pensare le persone a loro per difendere. Hanno insultato mio pastore, hanno insultato mio marito. Il pastore non è il tuo marito è la parola. Potete dire a me questo? La parola è il tuo marito. Il pastore non è il tuo marito. Non è scritto da nessuna parte. Prima cosa. E quegli spiriti, e a capo doveva andare in guerra, ha detto: ma non ce n'è un altro. Ah, quello la mia maledice sempre. Ha detto: ma ha detto il re, che il re non parla così, chiamiamo. E Branham dice che all'epoca Micaia aveva due fedeli, nessuno andava nella sua chiesa perché la sua predicazione è troppo forte, nessuno vuole di lui. Non aveva soldi per pagare la luce, perché non poteva fare il contratto di Enel per pagare la luce. E predicava con le candele e leggeva la Bibbia, ma aveva la parola con lui. È questo che è importante. E che cosa è successo? Quando l'hanno chiamato, hanno voluto corrompere, hanno detto: tu vai là, ma tu devi dire le stesse cose come gli altri, devi ripetere che il re deve vincere la battaglia, devi dire che Apocalisse 9:13 non è ancora adempiuta, perché se l'altro sa che se diciamo che è adempiuta, cambia tutto il sistema, perché lui diventa sotto pressione qua. Quando si adempirà Apocalisse 19, le locuste saranno sulla terra. William Branham dice: le locuste di cui parla la Bibbia non sono le locuste naturali, sono locuste che sono già sulla strada nelle zone che passano, quello loro che ti danno così, che tu le guardi e ti pungono. Sono le locuste che ti pungono come delle sogne. E loro ti tengono sotto pressione. Tu devi pregare, altrimenti non avrai rapimento. Chi te l'ha detto che il rapimento tu sparerai così? Il rapimento, fratello Branham dice, è un segreto. Se mentre siamo sentiti che Franklin sparisce, sapremo che è sparito. Ma è uno segreto, un segreto non si sa. E Dio quando viene per rapire fratello Juan, lo rapirà. Come? Prende la sua anima. È l'anima che interessa a Dio. Il corpo andrà sotto terra. E tu lo vuoi o no, il corpo lo metteremo sotto la terra. Allora, Micaia, tu devi dire come loro. Micaia ha detto: io dirò solo quello che ha detto il messaggero prima di me, perché Elia aveva già un maledetto a capo. Se Elia ha maledetto a capo, come faccio io a benedire a capo? Quando è arrivato il profeta ha detto: oh, abbiamo avuto la rivelazione. Micaia aveva detto: ho visto Dio che si è radunato e ha chiesto chi manderò per andare a convincere a capo e andare in guerra. E da dove è uscito lo spirito? Lo spirito che ha convinto i 400 profeti da dove era venuto? Dall'inferno. Ed è venuto davanti a Dio. E Dio gli ha chiesto. Vedete, gli spiriti sono venuti dall'inferno. Sono entrati in stati di Israele per adempiere la parola di Dio. Affinché Israele ritorna sulla sua terra. Sono dei spiriti che Satana pensava che stava facendo male a Israele, ma stava adempiendo la parola di Dio.
perché Israele deve ritornare sulla sua terra. Ma come, detto, ma come farei? Io ancora sarò uno spirito di profezia nella bocca dei profeti. I profeti hanno profetizzato sotto unzione. Così dice il Signore, si è fatto la cosa, tu vincerai. Sì, Micaia gli ha detto, se tu ritorni vivo, allora Dio non mi ha parlato. Accade in buona. Dunque questi spiriti hanno lavorato qui. Poi, 20 anni dopo, quei spiriti sono diventati predicatori. Per fare che cosa? Là hanno massacrato fisicamente. Ora sono diventati predicatori per massacrare spiritualmente le persone. Che Dio vi benedica. Parleremo domenica prossima.